Gli antichi scoprivano luoghi in cui si manifestavano energie e lì erigevano monumenti. A volte costruivano per richiamare addirittura la stessa energia naturale. La scienza moderna ha scoperto una grande quantità di informazioni su tali luoghi e ha messo alla luce fatti sorprendenti, a quanto pare, anche se non è stato ancora possibile scoprire come gli antichi fossero venuti in possesso di conoscenze. C'è un sorgente di acqua calda in Inghilterra e si trova a Bath, vicino alla città di Bristol, è datata da circa 7000 anni. Era considerata un luogo sacro di guarigione. L'acqua ha una temperatura fra i 64 e i 96 gradi. Fuoriesce lungo una linea di faglia vicino alla cittadina di Bath ed è ricca di diversi minerali e anche radioattiva. Il luogo pare rivestiva un significato magico, a quanto pare, nell'età del ferro ed era un punto privilegiato per le pratiche di divinazione, negromanzia, profezie. Gli Scandinavi, dopo aver colonizzato l'Islanda, scelsero di stabilire su una grossa linea di faglia la sede del loro parlamento, il Mut, e al centro dei riti sacri come l'Alting. La faglia, alta ben 36 metri e lunga oltre 7 chilometri, ha un significato particolare, perché proprio lì si spezzano e separano gli strati dell'America settentrionale e quelli dell'Europa, o meglio Eurasia, visto che i continenti sono collegati. I cerchi megalitici di Markir Moor sull'isola di Haron in Scozia ha tutte le caratteristiche che rendono molto affascinante questi antichi monumenti. Sono conosciuti da millenni. Il complesso è composto da 8 grandi pietre ed è situato in una zona complessa di linee di faglia. Sopra i megaliti sono stati visti tubi di fuoco, a quanto pare, e luci intense, color arancione e diverse tonalità. Sarebbero stati sentiti anche dei strani rumori quando si manifestano queste attività. Un megalite poi è risultato avere forte tasso di radioattività. A Cloppy Hill ci sono i resti della pietra del diavolo. Nello Shakespeare, in Inghilterra, è stata spesso messa in relazione con dei strani fenomeni. Un uomo ha dichiarato di aver visto in tutta la zona e attorno alla pietra delle piccole luci che danzavano su e giù. E la pietra, dopo diverse ricerche, risulta essere posta su una linea di faglia. In una zona in Cornovaglia, restando sempre in Inghilterra, si trova la Dolem Pen. Qui, tra queste rocce, sono state viste luci strane. Per esempio, l'archeologo John Barrett ha affermato di aver assistito nell'estate del 1979 a periodiche esplosioni di luci, dette luci terrestri. Erano molti colori sotto la lastra di pietra che funge da tetto della zona, che è larga circa 2,40 m. Qui però non è una questione di faglia, visto che sembra non passare proprio lì, ma ciononostante la roccia risulta radioattiva, perché può darsi essere stata presa proprio dalla zona di faglia.